due gol, peccato l'infortunio, ma io immagino che un mese fa, se ti avessero raccontato una giornata così, tu dicevi: dov'è lo striscione, sorridete, siete su Scherzi a Parte. Sì, se penso a due mesi fa non pensavo di fare due gol con la maglia del Pescara, anche perché è una maglia gloriosa, una maglia storica come il Pescara. Adesso ho fatto doppietta, sono felicissimo per la squadra e per me, però dobbiamo andare avanti, adesso c'è la sosta, però non dobbiamo abbassare la guardia e pensare subito al Gubbio. Che cosa è successo? Poi parliamo della partita. Ma ho sentito un po' l'adduttore affaticato, ma penso sia niente di grave. Ecco, questa è una bella notizia, perfetto. Il primo gol, cupone, calcio e rigore, bravo il portiere a disinnescarlo. Tu? Il mio compagno mi ha consigliato di andare là e quindi sono andato là. Chi l'aveva detto? Aloy. Lui mi ha consigliato di andare là, quindi sulla respinta sono stato pronto e ho fatto gol. Poi un piccolo aiuto del Sestri Levante, ma sei stato bravo anche tu, triangolazione con Merola e l'altro gol. Sì, ci siamo trovati bene con Merola anche su un errore del Sestri Levante, però bisogna essere lì e far gol. Te lo aspettavi? No, sinceramente non me lo aspettavo, però quando il mister chiama bisogna farsi trovare pronti. Sai che in studio c'è un centrocampista doc, ex Pescara, Fabio Ferraresi, che sicuramente con te può parlare di calcio. Vai Fabio. No, la cosa che al di là di questo ragazzo a cui faccio i complimenti perché oggi ha fatto bene, penso che sia l'unico giocatore oggi che ha fatto bene, mi piace che questi ragazzi, e non è il primo, quando parlano dicono che giocare per il Pescara è una grandissima soddisfazione, hanno già recepito questo spirito di appartenenza e questa responsabilità che ha questa maglia, quindi è una bellissima cosa. Ti arrivano i complimenti di Ferraresi, ti dice che avete già la sensazione di aver recepito questo spirito di appartenenza e l'importanza della maglia del Pescara. Sì, ripeto, giocare qui a Pescara è sempre un onore, quindi ringrazio anche lui per i complimenti e dobbiamo continuare a lavorare, ripeto. Quindi giocare qui in questa piazza, in questa società per me è come un sogno. Quindi sono arrivato qui, adesso devo dimostrare a tutti il mio valore. Posso fare l'ultima una domanda? Cosa? Giacomo Modica, i microfoni proprio... Sì, arrivo Massimo, volevo dire che proprio Giacomo Modica, i microfoni di Massimo Profeta, aveva illustrato De Marco a 360 gradi. Prima dell'ultima domanda di Massimo ti volevo chiedere io a te un idolo di De Marco, un calciatore a cui ti ispiri. Ah, ma mi ispiro a Barella, ecco. Massimo, dobbiamo lasciare De Marco. Sì, no, infatti proprio mi volevo ricollegare a quanto ci aveva detto Modica in estate, nel corso di uno degli speciali sul mercato. Ha detto testualmente che tu puoi fare tutto a centrocampo, cioè ha detto non vi meravigliate se magari un giorno lo potreste vedere anche davanti alla difesa come regista, perché è un giocatore che può fare tutto. È così? Sì, mi posso adattare a tutto, posso fare la mezzala, posso fare il play anche se non è il mio ruolo naturale, però mi impegno sempre a farlo.